alcune domande e saluto il Ministro. La prima, non per fare polemica, ma perché credo proprio che il compito del Ministro, tra l'altro un Ministro per gli affari regionali, sia quello di, in un momento drammatico come questo, di non fare polemiche con le regioni, ma di essere un punto di raccordo. Non mi sono piaciuti, lo dico con molta franchezza, toni polemici usati dal Ministro nei confronti della Regione Lombardia, Lombardia che ha avuto 11.000 morti e che è l'epicentro di questa pandemia. Non mi è piaciuto, ed è per questo che lo dico, proprio per evitare che si ripetano, che il Ministro vada la settimana scorsa in Lombardia a incontrare i sindaci e non coinvolga la Regione Lombardia. Questo non è il momento delle polemiche, questo è il momento di mettere tutti insieme. Io ribadisco, a posteriori vedremo se i miglioramenti, gli errori che si sono stati fatti, ma credo che sia per il Ministro, per conoscendo anche il Ministro Boccia, e per questo gli faccio questa domanda se vuole chiarirlo, delle regioni la responsabilità in questo momento, proprio perché si governa, è quella di tenere tutti insieme e in particolare di essere da complemento con chi oggi in Lombardia è in prima fila ad affrontare un'emergenza drammatica che, se fosse accaduta nelle altre regioni e non avessimo avuto un sistema efficiente, almeno centralizzato sugli ospedali, non so che cosa sarebbe accaduto. Poi c'è il tema, come ha detto il Ministro, che condivido anche per la Lombardia, del ripensamento della medicina territoriale. Cioè, voglio dire, sta facendo riflettere a tutti quello che è accaduto, ma in questo momento il compito del governo è proprio, indipendente da tutto, è quello di mantenere i nervi saldi e di non fare polemiche, cioè di lavorare nel raccordo con le regioni. Le tre domande. La prima è sulla fase 2. Che scopo ha il commissario Colao, che io tra l'altro stimo? Quali compiti gli saranno affidati? È intenzione del governo continuare ad andare avanti su fasi di commissariamento? Il commissario Arcuri, poi il commissario Colao, tra l'altro con 17, come questo si raccorda poi con le regioni? Il Ministro pensa, o il Governo sta pensando, a riaperture diverse o a modalità diverse a seconda delle regioni? Io credo che, lo dico appunto da Lombardo, se la Basilicata oggi ha avuto contatti zero, cioè contagi zero, o ha 200, sto facendo l'esempio perché ho letto appena adesso un'agenzia, piuttosto che la Sardegna, piuttosto che altre regioni dove il tema del contagio è minore e si può pensare in quelle regioni ad una riapertura delle attività produttive ovviamente totalmente diversa. In ogni caso non credo, e quella domanda, è intenzione del Ministero, mi collego alla domanda fatta dal collega della Lega, abbandonare l'idea delle autonomie, della riforma sulle autonomie, e andare invece, come ho sentito da parte di esponenti del suo partito, ad una centralizzazione nuova dello Stato su alcuni poteri, cosa che ovviamente da noi non è condivisa. Non fa, lo dico altrettanto, assolutamente, in un momento come questo, sentire esponenti del Partito Democratico parlare di commissariamento della Regione Lombardia. Non aiuta ad affrontare e a risolvere i problemi. Ultima osservazione, semplificazioni. Lei da sempre si è battuto, anche prima di diventare ministro, sul tema della semplificazione sulla pubblica amministrazione. Qual è l'intenzione e come si sta muovendo, per esempio, sui dispositivi di protezione individuali? Mi sembra che ancora oggi ci sia molta più burocrazia che semplificazioni. Penso all'INAIL, penso all'Istituto Superiore della Sanità nell'autorizzazione di quei dispositivi di protezione individuale. Ho concluso che dovrebbero invece ormai diventare, anche per la fase 2, uno dei punti di forza del nostro paese. Ho visto anche modelli di riconversione industriale dalla Lombardia e da altri punti. Quindi la semplificazione, la sburocratizzazione in un momento di emergenza come questo, secondo me occorre. Si certifichi che le mascherine funzionino per quanto riguarda la protezione al virus e al contagio. Se poi fanno irritare la pelle, forse in questo momento bisognerebbe fare altri test, come abbiamo visto devono essere fatti per dare le autorizzazioni. Forse in questo momento dovremmo darci delle priorità. Grazie e buon lavoro. L'onorevole Lupi, su ANCI Lombardia penso di aver già risposto. Non ci sono mai stati toni polemici, ci sono state discussioni. Se mi si dice
la CIG, il governo non la sta dando, ma in realtà è già partita. Poi si dice che la regione la sta anticipando, la domanda all'Ipsos è stata fatta, diciamo, ho il dovere di difendere la credibilità delle strutture dello Stato e di difendere anche la stessa Lombardia, perché più ci diciamo, entriamo nel merito, più evitiamo polemiche. Quindi vi prego davvero di valutare questo approccio come un approccio di collaborazione massima. E io penso davvero che il rapporto con alcuni presidenti, a partire dal presidente Fontana, sia di leale collaborazione. Certo, in una condizione difficilissima per tutti. E il ruolo di Nicolao è il ruolo di un grande manager che ha personalità che danno lustro, hanno dato lustro al nostro paese, in Italia e nel mondo, con competenze diverse, in ambiti diversi della nostra vita sociale ed economica, ed è il ruolo di chi, valutando la condizione, indica degli orizzonti, ovviamente non è assolutamente, non può esserlo con le competenze del commissario Arcuri, che si occupa dell'emergenza, dell'acquisizione dei prodotti, dei dispositivi, ed è il motore propulsore per uscire dall'emergenza relativamente alle necessità che i nostri territori hanno, così come della protezione civile, che grazie alla protezione civile regionali e alla straordinaria forza che ha la nostra protezione civile ci consente di reggere. Sono pilastri di un impianto generale che non poteva essere fatto da uomini soli al comando, ma che si stanno mettendo insieme competenze diverse. La task force di Colao dovrà avere questo compito, cioè quello di ulteriori riflessioni rispetto all'uscita da questa condizione. Ministro, le devo chiedere di concludere, così facciamo un secondo giro di domande. Sì, ho concluso.